Fino al 9 gennaio Chieti sarà illuminata da queste bellissime luminarie che tra l'altro quest'anno sono dedicate a un poeta dialettale scomparso, Fraticelli. A lui infatti si rifanno i versi di alcune poesie che sono state adattate a luminarie. Come mai quest'idea? Abbiamo voluto rendere questo tributo al poeta tiotino recentemente scomparso ma molto famoso e di cui ci onoriamo aver insomma le stesse origini, il poeta Raffaele Fraticelli, in una delle sue poesie sul Natale e abbiamo trovato una frase che ci è piaciuta e con questa l'abbiamo voluto omaggiare. Siamo molto soddisfatti, è piaciuta anche alla famiglia, quindi insomma siamo veramente molto soddisfatti di averlo e felici di averlo ricordato così. E dopo qualche anno di assenza Chieti torna il presepe vivente per la gioia di grandi e piccini. Sì, assolutamente un ritorno aspettato, voluto, promesso e torna il presepe vivente a Chieti, una manifestazione storica, tradizionale, in collaborazione con l'associazione Teate Nostra. Torneremo a far vivere questa importantissima manifestazione. Il 6 gennaio dal pomeriggio avremo un lungo percorso per diluire la presenza, anche per evitare assembramenti, però tutto tornerà come da tradizione, con gli animali veri, con le rappresentazioni, con i vestiti, chiaramente che si rifanno nel contesto che andiamo a realizzare, quindi un'iniziativa molto suggestiva. Ricordiamo che c'è il bus navetta che parte dal parcheggio di via Papa Giovanni, gratuito, e porta la cittadinanza e l'utenza in centro storico, appunto per favorire lo shopping.